Cucù, bentrovate, bentrovati. Oggi vi parlo di profumi. È sempre difficile parlarne e quando ci provo, però vi piace, me ne chiedete altri e quindi approfitto per darvi la mia recensione su alcuni profumi che ho scoperto lo scorso anno. Ve ne avevo già parlato, però in questi 12 mesi ho approfondito la conoscenza dei profumi Caiali. Sono profumi ideati, prodotti, creati dalla collaborazione di Huda Beauty con la sorella Mona. Sono dei profumi, qui vedete il kit che io credo di aver acquistato su Cult Beauty, ma ho il dubbio. Forse l'ho comprato sul sito di Huda per il Black Friday lo scorso anno, non mi ricordo. In questo kit sono racchiusi gli 8 profumi ed è un kit, vi dico, essenziale. Se lo trovate, guardate anche su Vinted, io vi consiglio di provarlo, non solo perché riuscite a capire l'esperienza sensoriale e ammagliante del layering, vabbè, comunque layering. Italianizziamolo, sicuramente pronunciato malissimo, layering. No, ha un'altra pronuncia e comunque lo rendiamo italiano. La stratificazione è un kit essenziale se volete capire l'essenza di questi profumi, che sono diversi da tutti gli altri profumi commerciali che solitamente acquistiamo. Qui c'è il concetto di una esperienza profumosa e profumiera medio orientale che viene occidentalizzata e la cosa mi piace moltissimo. Allora, io ricordo il mio viaggio più spostato ad oriente è in Turchia. Ad Istanbul, vi parlo degli anni 99-2000, quindi si poteva viaggiare tranquillamente, era comunque una città dove si doveva andare sempre con particolare rispetto. Era già all'epoca una città cosmopolita, caotica, frenetica, un crocevia di culture, era proprio la porta tra l'Oriente e l'Occidente, il Bosforo bellissimo, ha un fascino particolare, era l'antica Costantinopoli. Io mi ricordo il Gran Bazar, mi ricordo proprio questa valanga di profumi intensi, ambra, mirra, curry, tè. Qualsiasi erba, qualsiasi spezia era molto molto accentuata, arrivava in modo prepotente. Quindi vi dico, anche tutta la profumeria orientale è molto più intensa rispetto alle fragranze occidentali, francesi, che noi siamo abituate ad indossare. Le due sorelle, Mona e Huda, sono riuscite a raffinare, a rendere sensuali, ammaglianti, unici questi profumi. Ho scritto anche a Martina Vinai in un commento che secondo me questi sono profumi che parlano, hanno un'anima e non solo questa possibilità di mixare tra loro le note e creare sempre nuovi profumi, anche questo è un concetto stimolante che proprio mi piace, il fatto che ogni giorno è diverso, che ogni giorno voi potete combinare note diverse, stratificarli e creare delle fragranze uniche che si sposano e si abbinano benissimo al vostro stato d'animo e tutte le volte vi sorprendono. Ritornando a noi, l'anno scorso ho preso questo kit, il profumo che più mi ha colpito è quello che spicca per colore, è il nero, è l'Elixir 11. Se ritrovo il video in cui ve ne parlavo, ve lo lascio qua. Mela rossa che io non sento in apertura, ma la ritrovo
quando il profumo si è stabilizzato su di me. È un profumo che mi piace da morire, indossato così puro, ma ne ho scoperto la potenza quando è mixato con altri. Poi ve ne parlerò. Rosa di maggio assoluta, che è una rosa non stucchevole, non a tutti piace la rosa, ma non vi fate frenare dalla rosa. Cioè, a chi non piace la rosa posso capire che possa essere un limite, ma non è questo il caso, perché Kajali è riuscita a creare una rosa sensuale, avvolgente, che vi rimane sulla pelle. E insieme al gelsomino Sambac assoluto, che è un gelsomino indiano, la vaniglia e il patchouli, che sapete è una delle note, delle essenze che mi piacciono di più. È una perla nera sofisticata, meravigliosa. È un profumo che vi ripeto, in apertura non mi dà assolutamente la sensazione della mela rossa. È un profumo che io già sento avvolgente, terroso, non muschiato, ma è proprio già il patchouli che arriva prepotente. E ha un percorso inverso rispetto a tanti altri profumi commerciali, dove le aperture si sentono, dove subito magari si avverte la nota centrale. Io invece in Elixir 11 sento subito il patchouli e poi, quando il patchouli è stabilizzato sulla mia pelle, sento che iniziano a planare tutte le altre note. Sento la rosa, sento comunque la freschezza di una mela croccante. Cioè, questo è un signor profumo, questo è un profumo che entrerà nel paradiso delle profumazioni, delle fragranze secolari, insieme a Chanel, insieme ad Opium. Sono quei profumi eterni, secondo me intramontabili, perché hanno una personalità, hanno un carattere, hanno uno spessore, quindi applausi perché Kajali è riuscita a creare un profumo che andrà oltre i tempi e il tempo. Tra l'altro, quando voi comprate il profumo, vi viene proprio consigliato che cosa possa essere combinato. Addirittura Elixir vi viene consigliato di abbinarlo a Citrus. Per me invece è favoloso con un altro profumo, perché casualmente mixando, insomma, io l'ho provato e mi piace, poi ve ne parlerò. Il secondo profumo che invece a me piace tantissimo ed è perfetto per la stagione autunnale è Unvite Only Amber 23. A me questo profumo ricorda tanto il Black Phantom di Killian, ne avevamo già parlato anche forse in un dupe che mi era stato inviato da Divine. Vi lascio qua, non so neanche se è ancora attivo il mio codice sconto, ma cerco di recuperarlo e lasciarvelo. Qui ci sono delle note intense, rum, cognac, cioccolata, è molto avvolgente, è liquoroso, è nebuloso, fumoso, ma comunque sensualissimo, è meraviglioso. Conquistata dalle profumazioni che vi dicevo, questa primavera è uscito questo kit, Juicy Kit, con la mini taglia di Eden e una tinta labbra di Huda. Juicy Apple. Tendenzialmente è un profumo molto succoso, c'è cioè proprio un succo di mela dolce che ecco, mi ha sorpreso non in positivo, nel senso che sicuramente ha una eleganza maggiore rispetto a questo di Zara, che per me è stato un flop. Questo è veramente
importabile dal mio punto di vista. Cherry Smoothie nasce come dupe del profumo di Tom Ford. A me non è piaciuto tantissimo, sì, ha una buona profumazione, però ecco, non è un profumo che metterei per rappresentarmi. È sicuramente preferibile questo di Cajali, che secondo me risulta molto più raffinato ed elegante, soprattutto se unito, stratificato con Elixir 11, come vi dicevo, perché gli dà quella personalità che Cherry Smoothie non ha. Non voglio dire che non abbia personalità, però è quasi un'acqua profumata. Per me risulta un po' stucchevole perché è molto dolciastra, io ci sento anche parecchia mandorla. E poi vi dirò, Caiali ha proposto il Love Fest, altra nota rossa fruttata di ciliegia, ma in questo caso con mandorla, e c'è una diversità di fragranze fruttate, insomma, riesce sempre a stupire con note speciali. Ecco, vi dico buono, però dal mio punto di vista non stratosferico, perché sedimentandosi, stabilizzandosi, ricorda tanto scaldato il Red Temptation di Zara, che rimanda sempre al Baccarat Rouge, che sappiamo ormai è diventato un must, è diventato un must have, però per me no, no, per me è quasi ha un che di maschile il Baccarat Rouge, che non è assolutamente nelle mie corde e non mi potrà mai rappresentare. Quindi, se dovessi scegliere tra il Baccarat Rouge, il Red Temptation, il Persian Dream, preferisco mille volte l'Eden di Caiali, perché anche qui c'è la nota rossa fruttata, ma nulla che vi faccia pensare all'invadenza del Baccarat Rouge. Qui abbiamo la succosa mela rossa, il selvaggio mirtillo, il gelsomino, il lici, il fiore di vaniglia e il sensuale muschio. Rimane, permane sempre quella nota acidula di quella succosa mela asprigna. Come ultimo arrivato, non mi fidavo a comprare il mini, perché comunque costano un 50 ml, sia Gira sia su Sephora che su Cult Beauty, sui 75 euro. Ho preso questo su Cult Beauty con degli sconti perché volevo sentirne la profumazione prima di acquistare il maxi flacone, cosa che farò con questo, perché il 100 ml costa oltre 100 euro, ma è un profumo che gli vale tutti, glieli do anche volentieri. È un profumo che si diversifica dalla massa, è difficilissimo da replicare dal mio punto di vista. È difficile trovarne dupe, almeno finora non sono stati ideati, ma l'Elixir 11, ve l'ho detto, è un signor profumo. Love Fest appartiene alla ultima, una delle ultime, no, veramente, perché ormai mensilmente Huda tira fuori un'edizione limitata. È caratterizzato da Burning Cherry, Raspberry, che dovrebbe essere lampone, pralina, il Palo Santo, e qui un saluto doveroso a Simo e Miki per il Palo Santo che a Torino ha caratterizzato il nostro weekend, il legno di gualaco, che non so esattamente che cosa sia, e nuovamente il patchouli. Mi aspettavo grandi cose da questo profumo, è sicuramente una ciliegia mandorlata, aiuto, io ci sento la mandorla in questa ciliegia, è inutile dirlo. E anche qua è un profumo che dovete lasciar riposare
sulla vostra pelle, perché si impossessano di voi queste note, non so come dire, sprigionano proprio la parte più sensuale di voi. Sono riuscite, secondo me, a creare un elixir, le sorelle Huda, tale da sprigionare poi la parte più sensuale di ogni donna. Si stabilizza almeno sulla mia pelle subito con questa nota di mandorla e poi si scalda, ma io non amando tantissimo la mandorla, ho deciso di mixarla con lui, che lui rimane sempre il mio profumo preferito, e quando miscelo lui come minimo comune denominatore, si scatena questo rituale che poi ha contraddistinto tutta l'arte profumiera del Medio Oriente. Questo è un profumo che veramente vi fa rivivere la magia delle mille e una notte. È un profumo che crea dipendenza, io direi sicuramente da serata, da appuntamento, da aperitivo, ma è un profumo che vi entra dentro. Vi dico che vi anima e che lui stesso ha anima e parole, quindi si impossessa di voi e non riuscite più a fare a meno. Io ci sono delle giornate in cui lo indosso anche in ufficio. Mi piace perché riesce a creare, è un artefice di un rituale di benessere, di sensualità, di magia, vi dà questo alone di mistero. Sono profumi che secondo me meritano. Hanno dei costi importanti. Capisco la difficoltà di approcciarsi a dei profumi del genere. In questo momento solo Sephora li ha e Sephora non è in tutte le città, almeno qui da me, o devo andare a Genova o devo andare a Pisa o devo andare a Reggio, credo ci sia, Reggio Emilia. E non esistono campioncini se non il Discovery Set che vi dicevo prima per farvi capire se queste fragranze vi possano piacere o non piacere. Io vi dico in tutta onestà, ve le consiglio per un regalo importante. Vi consiglio di annusarli perché non sono secondo me profumi capaci di essere graditi a tutti i nasi. Sono dei profumi un po' elaborati, particolari, ma vi conquistano. Se volete diversificarvi dalla massa, se volete che un profumo vi rappresenti e che non sia così facile riconoscere l'alone di mistero che vi circonda, questi sono i profumi che io vi consiglierei di indossare. Spero di essere stata utile, spero al più presto di riacquistare lui in formato da 100 ml, anche su Vinted si trovano, però vi ripeto, non avete la possibilità di valutare a priori. Capisco la difficoltà di una spesa del genere, affrontarla senza capire se possa piacere o meno. Meritano, meritano tra tutti e vi dico, Unvite Only Amber 23 è il terzo profumo che secondo me meriterebbe, sperando che con il periodo natalizio, Kajali, Huda decidano di creare e presentare questi kit perché sono veramente una chicca per poter non solo indossare sempre le tinte labbra rossetti o comunque il make-up creato da Huda Beauty, ma anche assaporare, vestire le note di questi profumi molto molto particolari e che meritano. In tutta onestà, sono dei signori profumi a dei prezzi anche competitivi perché rispetto
un Lost Cherry, mi sembra che si chiami, quello di Tom Ford, che costa sui 200 euro una fucilata. Ecco, non mi sentirei mai di acquistare quel profumo se ha questa fragranza. Ci pensa Zara a creare i dupe e va bene così, almeno ci evitiamo i 200 euro di spesa, infattibile. Per me un profumo che supera i 150-120 euro, non spenderei oltre i 120 euro per un profumo, non li ho mai spesi, li spenderò forse per lui sui 106 euro, sperando che con il Cyber Monday, il Black Friday, di trovare delle ottime scontistiche e quindi poterle portare a casa in modo furbo. Detto questo, io vi saluto, vi mando un bacio profumoso, sono avvolta da tutte queste meravigliose fragranze, vi auguro un buon fine settimana e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!